Anche Kim Kardashian ha scelto la maternità surrogata. Niente e nessuno può fermare Kim Kardashian. Qualche tempo fa, ospite di Ellen DeGeneres, la reginetta dei reality USA aveva dichiarato: "So cosa si prova a crescere in una famiglia numerosa e vorrei che lo sapessero anche i miei figli". Visto che, però, la seconda gravidanza di Kim era stata abbastanza, i medici avevano sconsigliato alla signora West di imbarcarsi in una nuova gestazione. E invece la Kardashian sarà di nuovo madre. La maternità surrogata. Lei e il marito si sono rivolti a un'agenzia di San Diego e hanno scelto la maternità surrogata. La gravidanza ha già superato il terzo mese e a inizio 2018 o nuova, baby West verrà al mondo. La notizia circolava già da qualche settimana e Us Weekly l'ha confermata. La grande famiglia West. Il terzo bimbo arriva dopo North, 4 anni e figli naturali della coppia. Solo qualche mese fa Kim e Kanye venivano dati. Lei aveva abbassato di molto il profilo dopo il quando, a Parigi, 5 uomini armati si erano introdotti nella stanza d'hotel di Kim. West, invece, pareva sull'orlo dell'esaurimento nervoso tra il Natale trascorso lontano dalla famiglia. Ora la notizia della nuova maternità lascia intendere che le nubi se ne siano andate. Kim e gli altri VIP che affittano l'utero. La scelta della maternità surrogata non è certo una novità tra le celebrity di tutto il mondo. La scelta sarà Jessica Parker a causa del fisico troppo magro per affrontare una gravidanza e anche i figli di Julia Roberts sono cresciuti in un utero diverso rispetto a quello della loro madre. La modella Tyra Banks è ricorsa all'utero in affitto a inizio 2016 e Nicole Kidman, dopo anni di tentativi, nel 2010 è diventata madre del secondo figlio grazie al ventre di un'altra donna. Poi ci sono le coppie gay, Elton John e il compagno David Furnish per due volte sono diventati padri in questo modo e anche Miguel Bosé ha ben 4 figli, tutti frutto di maternità surrogata. Infine ci sono i genitori single, e poi l'attrice Lucy Liu che ha scelto Instagram per annunciare l'arrivo del nuovo piccolo uomo della mia vita, mio figlio Roquello Ed Liu.